abbiamo aperto una porta storica, una porta secolare. Mi trovo sul corridoio vasariano che collega il Palazzo di Fraternità con le logge vasariane, un luogo storico dove molte persone non sono mai venute. È stato riaperto dopo decenni il corridoio vasariano in Piazza Grande ad Arezzo. Un pezzo importante della storia della città è stato così restituito agli aretini e non solo. Ad annunciare la riapertura del passaggio è stato il primo rettore della Fraternità dei Laici, Pierluigi Rossi. Il corridoio era chiuso da decenni, la maggior parte degli aretini infatti lo aveva visto unicamente da sotto le logge vasariane, potendo solamente immaginare il suggestivo panorama offerto dal passaggio, dal quale è possibile ammirare un insolito scorcio di Piazza Grande. Sì, sarebbe bello vederlo, perché sarebbe anche uno spettacolo per la città, no? A vederlo ben aperto. Il corridoio fu costruito per permettere ai rettori della Fraternità dei Laici di passare dal palazzo al teatro vasariano, progettato da Giorgio Vasari e ospitato nel piano nobile delle logge. Oggi il corridoio potrebbe essere utilizzato come collegamento tra il liceo musicale e la Casa della Musica. Il progetto potrà essere realizzato in pieno accordo tra Comune di Arezzo, Fraternità dei Laici e Casa della Musica nei prossimi mesi. Stiamo ripristinando questo corridoio storico, facendo un progetto di restauro e di recupero affinché l'intera città possa usufruire di questa pagina storica che da secoli vede la gente di Arezzo passare sotto quest'arco. Questa volta invece passeremo sopra.